Luoghi dalla storia millenaria, paesaggi naturali mozzafiato, monumenti dall'importanza internazionale uniti ad una cultura gastronomica d'eccellenza. Questo e non solo è il Vallo di Diano, terra ricca di risorse da scoprire nelle sue infinite sfaccettature. Un territorio dunque dalle molteplici potenzialità, ma che a volte resta del tutto sconosciuto ai turisti. E proprio per scongiurare questo rischio, il Centro Turistico Giovanile Nazionale ha inserito il Vallo di Diano tra i territori da valorizzare e scoprire. Io, in qualità di presidente del Centro Turistico Giovanile di Salerno, che abbraccia anche il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, quando ho segnalato ai centri turistici giovanili nazionali l'esistenza di questo territorio, quale scrigno monumentale dal punto di vista paesaggistico, architettonico, l'enogastronomia eccellente, loro non ne sapevano nulla. Di conseguenza, il CTG nazionale ha messo tra i territori da valorizzare e scoprire il Vallo di Diano. Un anno e mezzo fa, in partnership con la Fondazione MIDA, i Musei Integrati dell'Ambiente, abbiamo regalato un corso di formazione come ACA, guida, animatore culturale e ambientale, perché tutto quello che c'è ha una valenza turistica, bisogna saperlo gestire. E adesso il 1° luglio l'ABCC Montepruno ci mette a disposizione non soltanto i suoi locali, ma anche la possibilità di aprire un discorso insieme a loro. Quindi noi abbiamo questo tavolo di concertazione alle 11 precise del mattino, con gli amministratori locali, con gli attori istituzionali, quindi i sindaci, le proloco, perché noi non andiamo a sostituire o a sopperire al lavoro degli altri. Noi abbiamo questa rete nazionale, abbiamo la possibilità di coordinare, abbiamo la possibilità di formare a un turismo eccellente ed efficace, abbiamo gruppi che si muovono e il fine ultimo qual è? Che abbiamo un primo evento grandissimo che il CTG nazionale ha concesso a Venisse a ottobre nel Vallo di Diano, quindi arriveranno i delegati nazionali di tutte le regioni per una convention di 4 giorni, dove tre mezza giornata saranno workshop e tavoli di confronto e mezza giornata ci saranno le visite guidate. Facciamo in modo che non sia un evento bello che porta quel poco di indotto, ma che si chiude così come si è aperto, ma che diventi un moltiplicatore economico e che possa rilanciare in qualche modo l'economia. Questo, in definitiva, coordinando in maniera efficace ed eccellente quelli che già fanno questo sul territorio.